Le estrazioni sono di questi meravigliosi volumi. Aspetta Marco, facciamo propaganda. Facciamo la propaganda per quella è copy initialization. Questa qua è decimale in sicura. Quindi questi qua l'hanno inviato a casa del signor Meocci. Quindi un ringraziamento. E col trenino si è portato il valigione da Firenze e poi è andato a ritorno in giornata. Grande Meocci. Allora, questo qua, come vi dicevo prima, è uno snippet di codice che voi potete scrivere sugli articoli dei nostri post. Quindi ho fatto un post con un unico snippet, ne potete mettere quanti volete, in cui c'è questa lista di, cioè il vettore dei nomi da estrarre, poi faremo un complicatissimo algoritmo per estrarre i nostri, cioè prese, chiamiamo la funzione standard che ci mischia il vettore e prenderemo l'indice iesimo che decideremo dell'estrazione e quello sarà il vincitore, ok? Quindi nel caso del primo caso è soltanto un sort, così abbiamo fatto un po' il controllo, andiamo a fare la prima estrazione, ok? Secondo me devi fare la prova. Devo rifare la prova. Come? Hai vinto. Dai. Lo ridoni. Poi la carta ci prende un mai promesso. Facciamo la foto per fai la foto per Billy. Fa anche la cosa più dietro. Vai. Questa la mandiamo per la Scott Meyer. Ok, stazione numero 2. Vabbè, senza suspense perché no, guarda, non ti rimettere a sedere. È vero, lo devi togliere. No, aspetta. Ragione. Ma ecco lui. Dove? Luca, non c'è, si rifà l'estrazione. Estrazione numero 3. Devo cambiare questo indice perché il compilatore su cui ci appoggiamo si cache ai sorgenti, quindi se il sorgente è uguale, il risultato della compilazione è già cacheato. Ascolta, vuoi togliere Luca dall'array? No, beh, se rientra dopo. Dai. 3. Eccolo! Grazie. Quello devi leggere. Faccio una foto, aspetta. Grazie. Ok. Estrazione numero 4. Alessio, vedi che va. Hai vinto! Non ha mai vinto niente di là. Non se l'aspettava. Ok. Grande. Ok, finito. Poi ti interroghiamo, Poi ti interroghiamo. Vabbè, siamo a posto allora. Già allora inizio adesso.